prima di iniziare volevo un attimino fare un discorso e dire una cosa, soprattutto a quelli che seguono la serie. Cioè, vorrei scusarmi per diciamo, questa assenza durata all'incirca una settimanetta, ma diciamo ci sono stati dei problemi, meno male, niente di serio, di grave. Per quanto riguarda la registrazione e il montaggio del video. Sono stati anche dei problemi, diciamo, di tempistica, ovvero che non avevo molto tempo per poter registrare e fra l'altro, non so se lo sentite già dalla voce, non sono stato così tanto bene, quindi diciamo, oltretutto mi è tornato difficile registrare anche a livello, diciamo, fisio mio, perché magari non ero molto in forma, soprattutto a livello di voce. Quindi niente, detto questo, ora iniziamo. Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora, ce l'avevamo lasciati qua, come sempre, classica frasina iniziale. Sesti con 27 partite giocate con la bellezza di 42 punti. Fra l'altro, cosa che mi sono dimenticato di dire nel precedente video, è che ufficialmente no, a regola, no, a regola no. Però, dato che ormai sembrerebbe diventato, diciamo, un traguardo che ti permette di fare la cosa che sto per dire, appunto, sembrerebbe che siamo salvi. Perché in teoria il traguardo è 40 punti, almeno così è diventata la prassi nel dire questa cosa lì. E quindi in teoria, appunto, dovremmo essere salvi, o perlomeno abbiamo raggiunto la soglia dei 40 punti, anzi, addirittura 42, cosa che fra l'altro nel precedente video, sinceramente, non notai più di tanto, cioè non feci caso al discorso salvezza, perché, come avete visto, dato che la posizione classifica è questa, diciamo che scusate, sono raffreddatissimo. Ormai più che guardare il basso, guardo in alto. E chiaramente ciò lo faccio con tutta la umiltà, ecco, venendo con piedi per terra il più possibile, che alla fine comunque siamo una squadra promossa e già tanto siamo qua, soprattutto data la squadra che abbiamo, che la media appunto si gira intorno al 70, 70, boh, 72, mettiamolo così. Vabbè, comunque la situazione attuale è questa. Ora andiamo a fare la prossima partita, che appunto ci vede giocare contro la Sampdoria laggiù a Genova. Quindi vediamo un po' cosa succederà e speriamo di fare un andamento migliore rispetto ai video precedenti, nel quale abbiamo fatto, se non sbaglio, 5 partite con altrettanti punti. Che sinceramente una squadra che si trova con la posizione lì non dovrebbe fare così, tra virgolette, schifo, no? Nonostante appunto, ripeto, alla fine noi siamo promossi, però siamo lì. Mi piacerebbe fare qualche punto in più e magari appunto assicurarci almeno il posto, se possibile, se ciò avverrà in Europa League. Insomma, andiamo a giocare. Iniziamo, anzi, iniziano loro. Va Maximin! Eccola lì! Maximin! La sblocca lui al 20esimo! Credo, non sono sicuro, aspetta, voglio vedere il replay. Credo con deviazione. Sì, del difensore, che probabilmente. No, non so cosa poteva accadere, però avrei fatto forse il portiere poteva prendere. Così sicuramente no. Palla da una parte e portiere dall'altra. Maximin la sblocca lui. 1-0. Attenzione! Richiamiamo di prendere subito gol dopo averlo fatto. No! Che cazzo di gol è? Poi fra l'altro non ho capito perché non hanno esultato. Fatto gol, è successo qualcosa tipo la telecamera, si è bloccata anziché andare sui giocatori. Ma boh. Vabbè, è gol, però non ho capito cosa è successo, perché appena ho fatto gol di solito la telecamera si sposta sul giocatore che va a esultare, invece sembrava fosse fuori gioco. Ah, autogol, ecco perché. Di Hernandez, ora ho capito. Vabbè, comunque 1-1. Insomma, finisce sì il primo tempo. Si è preso gol all'ultimo. Fra l'altro, si è preso gol. Abbiamo fatto. Anche se mi sembra un po' troppo esagerato definirlo così. Comunque, autogol con Hernandez. E niente, il risultato è di 1-1.
partita non molto divertente, nonostante ci siano stati questi due gol. Speriamo che nel secondo tempo possa cambiare qualcosa, magari a favore nostro. No, no, no! No, no, no! Ma porca puttana! Ma guarda lì che culo, fra l'altro! Boia di... Dio Cristo di... È qui che Castagne ci ha messo il piede, è come se avesse fatto un passaggio al giocatore della Sampdoria. Solo, tira, traversa, oltretutto va a rifinire su un altro giocatore della Sampdoria. Qui vabbè, Angelino e Blanco ci hanno provato a toglierla, ma niente, non è servita a niente. 2-1 Sampdoria. Mamma mia, meno male, vai, ci è andata bene. 3-1 era forse quasi sicuramente chiusa. Vai! No! Dio buono di Pereira. Vabbè, ma è stato sveglio il portiere in questo caso. Finisce così. Tutte le volte che lo dio, o quasi sempre, mi porto sfortuna da solo. Avevo detto prima di iniziare, guardiamo di magari iniziare o perlomeno fare una serie di partite diverse, no? Un andamento diverso in confronto al precedente video. Per ora si è iniziato male, male. 2-1, si perde subito. E niente, giusto per vinto la Sampdoria, perché comunque non so se avete visto, anzi intravisto le statistiche, e hanno fatto di più. Però oddio, peccato, perché le possibilità c'erano. Meno male siamo sempre lì, settimi a 2 punti dall'Europa League. Siccome alcuni giocatori mi chiedono diciamo una modifica, no, al contratto, magari vanno a prendere più soldi. Io mi sembra qualche spiccioli, quindi faccio questa richiesta a Aldo sperando possa accettarmela. 920.000, ma prendiamoli, meno di niente. Prossima partita, ancora in trasferta, andiamo a giocare a Palermo contro appunto il Palermo. Maglia sì, va bene sì. Faccio giocare, tanto per fare un po' di turnover, Ceccherini al posto di Sarri, così come Abner al posto di Barella. E niente, lo faccio anche perché l'altra volta mi si... cioè l'altra volta, la precedente partita mi sono scordato di fare i cambi perché ero preso a cercare di pareggiare. E quindi niente, per, tra virgolette, essere corretto nei loro confronti, anche se è un jolly, a loro li importa una sega. Però addio, deve start, insomma, lo faccio già. Insomma, iniziamo. Stavolta iniziamo noi e quindi appunto iniziamo a giocare. Mamma mia, fuori, ma non di tantissimo, Tira Maximi, no! Cosa t'ha preso? Vai Abner! No! Dio buono te! Mamma mia, cosa t'ha sbagliato? Cosa t'ha sbagliato e cosa si è rischiato noi di fare? Cioè, dipende il gol alla fine, si è rischiato. Mamma mia, meno male te. Addio, Zotta! Mamma mia, mamma mia, mamma mia, ma si può! Ma si può! Vai, Old Chic! No, non ci voglio ridere. Bravo, Blanco, de! Finisce così, 0-0, però è abbastanza... è divertente la partita, Comunque, andiamo a farcelo tempo. E tira! No, dai ragazzi, ma ci deve essere sempre il difensore davanti. No. Mamma mia, quanto si rischia, ragazzi. Quanto si rischia. Tiri! Oh! Pereira! 1-0! Finalmente! 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 È entrato, se Dio vuole, boia! Ale, qui ho voluto fare troppi passaggi, secondo me, però alla fine sono stati, direi, efficaci. Boia, finalmente! Non vedevo l'ora! Boia! 1-0, Pereira! Cambio, faccio dei ambi. Levo appunto Pereira, standing ovation per il gol. Metto Sarri al posto di D'Angelino, vai. Vai Armstrong, chiudiamola.
Tira! Maremma cane, ho aspettato troppo. Olè, via, è finita. È bastato un gol per vincere. Non dico altro perché non mi voglio portare eventualmente sfortuna. E niente, bene così. Tre punti che sono importanti. E niente, guardiamo la classifica e guardiamo un po' se siamo riusciti a riagganciare un po' quel gruppettino alto, ecco. Comunque vittoria meritata, eh? O quasi. Allora, agganciati nel senso che ci siamo dentro, no. Però siamo a fare punti con la Fiorentina, quindi siamo lì. Dobbiamo fare la prossima. Giochiamo proprio con la Fiorentina. Quindi niente, iniziamo questa partita e giochiamocela. E cerchiamo di giocare bene, basta, non dico altro. Allora, qui, sì, dai, la squadra c'è. Faccio giù a Barella, posto di Abel nella sinistra, vai. Speriamo bene, ragazzi, che è importante questa partita. In notturna, palla nostra, iniziamo. Dai, di chi era lui? Maremma cane di Babacar, 1-0. Era da solo. Oh, immena. Iniziamo male questa partita. Però è sempre lunga. Quindi vediamo un po' cosa accadrà. Si può anche perdere 18-0, eh? Mancherebbe. Dai. Tira Marchino! Dio buono di... La tirata addosso, centrale. Mamma mia, vabbè, niente. Finisce sì primo tempo, 1-0 Fiorentina. Siamo in svantaggio, però niente. Dopo aver preso il gol siamo appena svegliati e qualcosina, seppur poco, abbiamo iniziato a creare. Quindi niente, speriamo che nel secondo tempo riusciamo anche a finalizzare, no? Vai Armstrong! No! Ti ho fatto uscita! Non ci voglio reti. Vai Maximin! Maximin! Ci pensa lui a ripetere tutto! Con la grande zotta del portiere! Grazie portiere! Che non sarebbe niente! È Tatarusaro mi sembra, sì! Qui vabbè, dice di dare a Maximin! Che si è rischiato un po' di sbagliarlo! Insomma, 1-1, Maximin! Ci mette lo zampino. Aio, che si è fatto male. Pereira un'altra volta. Un'altra volta mi riferisco al precedente video. E allora mettiamo, vai, così. Avere a sinistra e Varella al posto di Pereira. Vai Barellino. Vai. Tira Barellino. In bocca, in bocca. Mamma mia. Ho però visto la rete muoversi e tu vai, si è preso gol. Ancora Babacar nel caso. Cazzo, Dio, che peta. C'aveva la Maccanto, non ci ha fatto a dar forza al tiro. Finisce sì, 1-1, però mi va giù male, perché abbiamo buttato via tanto, loro nel solo tempo non hanno fatto niente e quindi le possibilità di addirittura andare in vantaggio c'erano. Però, nonostante... Mi sta andando giù male, guardatevi già le statistiche, comunque. Nonostante questo, diciamo alla fine, meno male siamo comunque riusciti a pareggiare. Altrimenti no, che era un casino, però la Fiorentina si distaccava parecchio da noi. Insomma, andiamo a fare la prossima partita. Intanto guardate quanto starà fuori Pereira, si è sbriciolato per 2 mesi. Lesione tendine ginocchio, boia. A Roma è arrivata la richiesta... Di allenare la squadra del Cagliari. Cioè la squadra del Cagliari. Di allenare il Cagliari. Perché ho detto sì, non lo so. No, niente. Vai, no. Anche lui si è sbriciolato 6 settimane. Almeno lui però si può sostituire con Ceccherini, che è simile. Pereira mi tocca mettere Barella e Abner. Che dè. Con tutto rispetto, però qualitativamente nel gioco fanno ride. Confrontato da due. Vabbè, tra l'altro si va già contro l'Inter. Volevo vedere cosa viene fuori. Insomma, iniziamo questa partita. Allora, che così si va laggiù addirittura a giocare. Ci ho fatto caso. C'è il Nemanto. Boh, guarda via. Maledetta la miseria. Magari speravo nel cerottino di Cerni.
anche se lo facevo Joa, però dicevo la prossima c'è, invece nemmeno averlo. Comunque mi tocca giocare così. Cecchini è già stato messo al posto di Hernandez. Insomma, andiamo a giocare. Dai. Vai, è giorno, non ci ho fatto caso. Io con l'ombre che fa San Siro mi ci trovo veramente male. Fuori. Olè, è uno. È buona, eh. Si è abbassata quasi il giusto. Forse era un po' più alta. A parte dei Ciandanovic, cioè cosa voglio fare di lì? Fuori, e due. No, Zotta. Vedi. Fatto la Zotta con Blanco. Maledetta la miseria. Maledetto Mendy. Insomma, 1-0. Palacio. Mamma mia, diventa uscita. Fuori, meno male. Insomma, iniziamo a questo tiro. Anzi, l'ennesimo tiro dell'Inter. Uscito fuori per nostra fortuna. Si conclude il primo tempo. Primo tempo che vede meritatamente l'Inter vantaggio. Non tanto meritatamente per come ha fatto il gol, perché è stata una zotta clamorosa. E niente, è un casino, perché qui comunque non mi riesce a arrivare un porta decentemente. Non mi riesce nemmeno a tirare, appunto. Boh, vabbè, andiamo a fare il secondo tempo. Guardiamo un po' cosa accadrà. Mai dire mai. Mamma mia, traversa. Una mala uscita di... Vai! No, non c'è nessuno. Vai Armstrong e torna a far gol. Non ci voglio rete. Cosa t'ha levato Handanovic? Maledetta la miseria. Una volta si arriva in porta di... Vai il Dušík. Eccolo! Bilal! Il Dušík! Come al solito, dalla destra si accentra e poi di sinistro la butta sotto al 7. Ci pensa lui a riequilibrare questa partita. Ma che gol ha fatto, ragazzi? Ma ha fatto un gol impressionante. Della bella impresa questa. Diamo di 1-1, non è ancora finita. Speriamo possa succedere altro a favore nostro, eh. Diamo di... Vai Barella! No! Vi fa tutto bene e ti sei perso all'ultimo. Finisce sì, 1-1. Da parte meno male, eh. Però boh, l'occasione di Barella sul finale, quella di prima. Io buono, poteva essere sfruttata meno. Invece no. C'è tirato una bomba. No, bomba no, ha tirato centrale. Vabbè, comunque, alla fine si è pareggiato. L'andamento non è dei migliori, eh. Bisogna essere onesti, perché comunque abbiamo fatto in 4 partite 5 punti e non è tanto. Però alla fine si è giocato contro, soprattutto contro Fiorentina e Inter, che non sono assolutamente squadracci. E quindi secondo me può andare bene così. Ora voglio vedere un attimo la classifica per vedere come siamo messi. E visto ciò andiamo a fare l'ultima partita del video. Allora, siamo partite giocate 31-47. Siamo meno male sempre lì. Però bisogna cercare di fare il prima possibile a qualche punto. Cioè, andiamo a fare l'ultimo. Giochiamo in casa contro l'Udinese. Vediamo un po'. Ok, io sì, come sempre. Le maglie. Gestione squadra. Se non sbaglio, però c'è Cirottino. No, via, la continuiamo a giocare così. Meglio rischiarlo. Sotto l'acqua, come sempre, ormai. Via, iniziamo quest'ultima partita del video. Cercando, e lo dico, questa è una bomba. Cercando di concluderlo in bellezza. Concluderlo. Mamma mia! Subito così! Niccolò Barella! Non me l'aspettavo nemmeno io! Infatti, non so se hai sentito il mio. Mamma mia! Però ha fatto gol. No, Vito c'era dentro, c'era fuori. 1-2. Barella Ralt, bello. Tutto 1-0 dopo 3 minuti. Niccolò Barella la sblocca lui. Però stiamo calmi, che è sempre lunga. No, a chi Armstrong di buono? Pensavo la desse a Maximin. Vai Maximin, è buona.
No, in bocca. Ma chi ha Karnesis probabilmente. Insomma, finisce così il primo tempo. Primo tempo abbastanza noiosa. Andiamo a fare il secondo tempo sperando di rimanere comunque su questi ritmi, ma soprattutto sul risultato. Vai Armstrong! No, Armstrong, questi gol però non me li puoi sbagliati, eh. Mamma mia, meno male Blanco di l'ha presa. Cambio. Levo Ralt. E ci metto Abner. Dai, a modo. No. Mamma mia. Troppe volte la stanno buttando fuori e mi va di culo. Ho paura che al prossimo tiro prendo go. Cazzo, cazzo. Cosa v'ho detto? Cosa v'ho detto? 1-1. Widmer, mi pare di aver capito. Ma de che palle. Cioè giusto, è che due attaccavano, però de rimane. Ai ai. Vai Benassi! No! Dio buono de Karnesis. 1-1, finisce così. Ultima partita del video. Ci vede pareggiare con l'Udinese. Da una parte meno male siamo riusciti a pareggiare, però devi girare un po' le scatole perché vinciamo 1-0. Guardate le statistiche. No, pensavo che eravamo messi molto meglio, che c'era molto peggio. Pensavo che ci fosse più, diciamo, distacco fra tiri e tiri in porta. Invece, anzi, tiri in porta sono più nostri. Vabbè, comunque, il video finisce qua. Con questo 1-1 qui. Ora riguardiamo la classifica e poi arriviamo alle conclusioni. Allora, la classifica è questa. Partite giocate 32, punti 48. Purtroppo, al contrario di altre volte, stavolta siamo noi ad avere una partita in più rispetto alle altre. E quindi bisogna sperare che Fiorentina e Napoli non vincano. Magari va bene un pareggino, però l'importante è che non vincano. Quindi niente, questa è la classifica. Ora, passando alle conclusioni, come sempre vi ricordo, innanzitutto vabbè, vi ringrazio per la visualizzazione, poi vi ricordo di fare, se volete, queste tre cose, ovvero mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così che potete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti i video inerenti a queste tre qua, ovvero Livorno in uno state of mind. Comunque ragazzi, per salutarvi vi ricordo che nel prossimo video vedremo, cioè, se ce la faremo a qualificarci eventualmente per questa tanto ormai desiderata Europa League. Quindi niente, vi aspetto al prossimo video e spero che anche voi come me sarete curiosi o siete curiosi di sapere come andrà a finire questa stagione. Via, niente, vi saluto. Ciao!